Sicuramente i derby, lo sapete bene, a volte si decidono con degli episodi. Faccio complimenti all'Aquila che comunque sia dopo è uscita fuori e ci ha messo in difficoltà. Noi venivamo da una partita non brillante fatta la settimana scorsa. Avevamo, come è stato detto anche la settimana scorsa, dei giocatori non chi era squalificato e chi era non era in perfette condizioni, però quello che voglio far capire, quello che è passato la settimana scorsa, sembrava come se fossimo alla penultima giornata che ci dovevamo salvare, è passato come se alla prima giornata ci dovevamo salvare, come se fosse accaduto, noi non siamo né dei fenomeni ora e non siamo né dei polli domenica scorsa, dobbiamo fare un processo di crescita, sicuramente oggi è una partita abbastanza sporca, nel senso che i derby sono un po' così, però quello che mi è parso come se noi domenica fossimo retrocessi alla prima giornata. Allora io dico, se dobbiamo costruire, anche voi della carta stampata, i giornalisti, siete fondamentali, nel senso che se alla prima occasione siamo lì pronti a buttare, perdonatemi, M addosso, si fa fatica, tutto qua. Perché è stata una settimana un po' particolare, nel senso che brutta squadra, cioè sembrava come se questi ragazzi passati dalla partita di Giuliano, che fossero dei grandi giocatori, alla partita a dei giocatori fossero mediocri, o l'allenatore, lo staff, la società avesse sbagliato tutto. Questo mi è sembrato. Noi abbiamo percepito questo, noi dallo spogliatoio, sembrava come se fossimo, ripeto, all'ultima giornata e ci dovevamo salvare. Io penso che oggi un derby così importante, la squadra comunque ha dimostrato carattere. Sono cose che io non ho visto nulla e non so nulla, poiché ci sono delle immagini, andiamo a vedere se ci sono. Io non ho visto nulla, me ne sono andato sotto la curva, ho corso sotto, direttamente sotto la curva. Nulla, assolutamente nulla, sono andato nello spogliatoio, ma comunque sia, sono cose che nel calcio, in un derby, accadono, l'importante è che poi dopo tutti a casa. Sì. Però alla fine abbiamo vinto noi. Noi solitamente, a volte è capitato anche col Notaresco in Coppa Italia che abbiamo creato 12-13 palle, poi dopo abbiamo perso i rigori. Alla fine sono 3 punti. Oggi stavamo qua, se perdevamo pareggiavamo, era un processo. Alla fine porta a casa i 3 punti e sicuramente la squadra deve crescere, deve maturare. Ma noi non dobbiamo mai dimenticarci che su 27 giocatori 20 sono nuovi. 21. Quindi dobbiamo andarci un po' di tempo. Nella conduzione della partita, nel senso che bisogna capire quando bisogna accelerare, bisogna capire quando bisogna palleggiare, bisogna capire nelle uscite, dobbiamo crescere tanto. Noi l'avevamo preparato perché sappiamo che il loro play si abbassava tra le due linee, tra la linea dei difensori, e metteva sempre questa palla sui due esterni. Noi abbiamo fatto sì che uno dei nostri centrocampisti andasse e non facesse giocare questo play e cercavamo di andare sui raddoppi sui due esterni. All'inizio ci è andata bene, poi dopo loro hanno preso campo e c'è da fare i complimenti sicuramente all'Aquila, perché è una buona squadra, è una squadra che sta bene, ma i giocatori che sono di là non li scopriamo adesso. Si può dire che il Chieti ha vinto una partita, poi dominata o non dominata, questo sta a lei giudicare. Io dico che la mia squadra porta a casa 3 punti, ma adesso dire dominata o non dominata, il tempo dirà poi dopo se cresciamo o meno. Oggi, pur vincendo, non siamo contenti. Ma l'arbitro, penso che l'arbitro sia stato in buona fede ed è stato anche bravo in alcune letture. Però vede, noi vediamo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Io questo, 2 partite, 4 punti, una squadra nuova, cioè iniziamo a stare un po' tutti un po' più sereni, un po' più tranquilli. Noi dobbiamo essere umili, ma oggi giocavi non con tutto rispetto con il Santa Maria, non so con la squadra, giocavi con l'Aquila e ci sa che tu puoi concedere. Ribadisco, l'ho detto prima, bisogna crescere, bisogna lavorare, però tu oggi porti a casa 3 punti che sono importanti per me. Perché volevi? Allora, siamo andati un po' in difficoltà perché Forgione ha corso tanto ed era in debito d'ossigeno e quindi cercavo un po' dei palleggiatori con Giabò, con Di Sabatino che mi davano un po' più palleggio rispetto magari a D'Ancro, che è più un incontrista, uno più che va, ripeto. Dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, questa è la classica partita sporca, tra virgolette, che porti a casa come carattere, questo è importante. Oggi c'era molta gente e la mia voce faceva fatica ad essere percepita, c'era il tifo che era incessante, quindi si faceva un po' fatica. Sì, infatti dovevo fischiare, dovevo fare, però ribadisco, noi siamo qui, ecco, è quello che è accaduto la settimana scorsa, siamo qui, cioè tutti abbiamo vinto. Ma siamo contenti un po', la stampa è contenta, giusto per...
dobbiamo crescere. E io sto dicendo che dobbiamo crescere, dobbiamo maturare. Facciamo sempre, io mi ricordo sempre di lei del se e del ma. Mi ricordo una volta lei mi ha chiesto se, io non dico perché sembra brutta, lei usa molto il condizionale, molto. Però alla fine sono 1-0, 3 punti e portiamo a casa. 95 minuti a incitare questa squadra. Come dicevi, era fondamentale perché cresci in autostima, perché sono quelle classiche partite sporche dove tu magari a volte, quante volte l'anno scorso è capitato che perdevamo o pareggiavamo e stavamo qui a piangere il morto, stavolta l'abbiamo portato, quindi vuol dire che stiamo crescendo sotto questo aspetto, quindi in questo stiamo un po' crescendo. Io quello che voglio fare innanzitutto dedicare questa vittoria alla mia società, al presidente e al direttore, che ogni giorno sono sempre lì a pedalare, a masticare, a cercare di portare il nome di Chieti in alto, e penso che piano piano ci riusciremo. E perché domenica eravamo sicuramente eravamo corti per quanto riguarda i giocatori, e quindi ne abbiamo provato tutto il pre-ritiro con la difesa a 4. E mi dà sicuramente molto più sostanza, anche perché avendo degli esterni, degli under, tu riesci comunque a mettere sugli esterni. Sì. Serra, io l'ho detto già domenica scorsa, lo ribadisco e lo sottolineo, penso che sia il miglior portiere della categoria per quanto mi riguarda. Poi ognuno fa le sue interpretazioni. Anche oggi ha dimostrato di essere un ottimo, e non so come non faccia a lavorare in Lega Pro. Matteo è un professionista serio, si è allenato sempre con molta dedizione e professionalità nel pre-ritiro, aveva dei piedi, non vi dico, e si è sempre allenato. Purtroppo poi dopo, nel momento migliore, ha avuto questo infortunio, tra virgolette, agli adduttori, e quindi ha dovuto recuperare. Però con molta professionalità ha detto io ci voglio essere, e si è messo, anche se non era in condizioni ottimali, ha dimostrato attaccamento alla squadra.